Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale e soprattutto ben ritrovati nel nostro quinto appuntamento dell'ormai abituale Poke Sunday. Prima di iniziare questo video ragazzi, io come al solito vi ricordo che sul canale sono attivi due fantastici giveaway. Il primo, che comprende il mazzo base del gioco di carte collezionabili Pokémon di Charizard e la pop di Crash Bandicoot, e l'altro invece con tutti questi fantastici gormiti. Mi raccomando ragazzi, vi lascio la scheda qui sopra e i link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, partecipate numerosi. Allora ragazzi, eccoci qui, tre nuovi pacchettoni per noi, ma prima ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un bel pollicione all'insù. Grazie mille a tutti. Ok, io direi di andare ad aprire i pacchetti. Ovviamente arriva il nostro bilancino. Allora, come al solito, spostiamo un po' la camera. Ecco qua. Allora, vediamo di mettere in ordine dal più pesante al meno pesante. Allora, abbiamo un 21,67. Poi, 21,68, quindi quasi uguale. E poi, mamma, 21,96, questo è proprio cicciottello. Ok, allora, quindi come al solito ragazzi, iniziamo dal meno pesante per arrivare al più pesante. Ok, diamoci dentro. E via. Allora, primo pacchetto. Facciamo il nostro trick e andiamo a vedere. Ok, Joltik, Squirtle, Tentacool, Aras, Energia, Persia, Farfetch, Cosmomer, bellissimo Dratini Reverse e... Oh, qua c'è qualcosa? Non me ero neanche accorto. Vediamo un po'. Ligarock. Non male ragazzi, guardate quanto è bello. Occhi crepuscolari. Quando giochi questo Pokémon della tua mano per far evolvere uno dei tuoi Pokémon durante il tuo turno, puoi scartare un'energia assegnata al Pokémon attivo del tuo avversario. Poi roccia rapida, 120 contro energie. E poi schegge radiali GX. Questo attacco infligge 30 danni per ogni carta energia nella pila degli scarti del tuo avversario. Non male ragazzi. Bello, Ligarock GX. E ce lo mettiamo qui. Ok, secondo pacchettozzo. Allora, togliamo come al solito il codice. E anche qua non mi sembra che c'è niente, ma anche prima non mi sembrava ci fosse niente, quindi non si sa mai. Allora, Paras, Joltik, sempre la nostra zebretta, Pupitar, caricatore elettrico, Charmeleon. Oh, buono! Questo ragazzi è buono, perché questo so che vale un bel po'. Abbiamo trovato anche reverse, quindi niente male. E poi... Oh, Lugia Holo. Vabbè ragazzi, io direi che non ci possiamo lamentare, stiamo andando bene. Poi ragazzi, non ci dimentichiamo che questi erano i pacchetti anche meno pesanti. Qui io non so cosa ci può essere. Ok, allora, ultimo pacchetto. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Allora, vediamo un po'. Psyduck, Emolga, Stario, Pociliena, Geodudalola, Energia, Persian, Lavandonia, Nidorino, suggerimento di Sabrina Reverse e... Zangoose. Ragazzi, questo era il pacchetto che pesava tantissimo e alla fine abbiamo trovato semplicemente una rara holo. Ok ragazzi, però io direi che non ci possiamo lamentare, perché se andiamo a guardare il bottino abbiamo trovato una GX, una rara Reverse molto costosa e due rare holo. Quindi ragazzi, io direi che è andata piuttosto bene. Quindi anche per questo appuntamento, per questo nuovo Poke Sunday è tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto ragazzi, mi raccomando, lasciate un grosso pollicione all'insù. Io vi do appuntamento al prossimo episodio e vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!